qualcosa è cambiato perché queste due partite abbiamo avuto un atteggiamento diverso rispetto alle prime e quindi probabilmente qualcosa dentro di noi è scattato, quindi niente, speriamo solamente di continuare così perché la cosa più importante adesso è dare continuità di prestazione prima di tutto e poi anche dei risultati sarebbe importante, ecco. Non è fare fuori gioco, è proprio il fatto che magari il Teramo si è difeso alto, si è difeso più in avanti e ha cercato di recuperare palla nella metà campo avversaria e quindi è normale che stando alti concedi più profondità e quindi magari l'attaccante avversario è portato ad andare più in fuorigioco. Però è proprio l'atteggiamento della squadra che è cambiato ed è per me è una cosa positiva, ecco. No, io sono contento perché stiamo facendo bene, quindi chiunque purtroppo è cambiato allenatore, però l'importante è che il Teramo faccia bene, ecco. È normale che questo Teramo, se gioca così, non è facile per nessuno, penso, perché non è che in base all'avversario il Teramo secondo me si deve comportare. Se il Teramo è così aggressivo e lavora bene così senza la palla, quando non ha la palla, il Teramo può mettere in difficoltà tutti perché in Lega Pro non ci stanno né Messi né Ronaldo, quindi secondo me una squadra organizzata in Lega Pro può fare sempre bene. E i lavori sono magari diversi da quelli che facevamo prima, però penso che si lavorava tanto anche prima, quindi non è quello il discorso, è stata proprio forse una cosa più mentale e tattica, penso.